Rintracciamo spesso l'epica laddove la storia violenta prepotente il racconto. O forse basta l'eroe, colui che preserva, anche dopo la morte. Canio Calicchia. Definire l'eroe è abbastanza complicato. Questo perché il nome dell'eroe viene scolpito nel granito, è tramandato. Mentre Canio è più come lo vedo io e come si vedeva Keats nel suo epitaffio, che non è tanto distante dove ci troviamo, cioè colui il cui nome fu scritto sull'acqua. Canio è una persona che prova con un senso di sicurezza e di conforto nel compiere sempre gli stessi gesti e nel credere in poche cose. E queste poche cose nelle quali crede sono sempre cose nelle quali credono le persone che lui stima. E quindi se lo schema semplicissimo del romanzo è illuminismo versus superstizione, Canio non è di certo un eroe illuminista. Questo perché non risponde ai requisiti kantiani. Quando Kant risponde alla domanda che cos'è l'illuminismo, scrive che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità. E lo stato di minorità è quando l'uomo non si serve del proprio intelletto, ma dell'intelletto di chi lo circonda, di chi lo guida. E Canio, diciamo che più che altro è una persona che quando cominciano a cambiare delle cose nello scenario nel quale si è sempre trovato immerso, cioè il suo paesino, quando cominciano a cambiare lui si arrocca nella sua posizione, e si arrocca per difesa. È un po' come quel pastore calabrese il quale parla l'etnografo Ernesto De Martino. Ernesto De Martino si trova con i suoi collaboratori in Calabria e chiedono indicazione a un pastore, e il pastore sale sull'auto, sulla loro auto, per indicare la giusta direzione. Quando si allontanano dal paesino, in questo paesino c'è un campanile, quando questo campanile comincia a non essere più nella visuale, allora il pastore comincia a nervosirsi e entra proprio nel panico. Questo perché? Perché quel campanile era il suo orizzonte, era il suo punto di riferimento in quello spazio circoscritto. Mancando quel punto di riferimento, scatta l'angoscia. E Canio è un po' così. Ogni favola deve essere compiuta e perfetta. È così che Aristotele introduceva in più le unità. L'Italia, la Sicilia, Retola, ovunque e per sempre la superstizione. L'immagine di copertina del romanzo è molto bella. Sembra una croce, ma in realtà è un cubo le cui facce ancora non sono congiunte a formarlo. Questo è molto bella perché il paesino, come ambientato il romanzo, cioè Retolo, è come un cubo, come ogni paesino che si rispetti. Precise riti, precise usanze, gli abitanti si conoscono fra di loro, ognuno per l'altro è una macchietta. E ti è portati a pensare che, essendo io siciliano, Retolo sia il calco di qualche paesino della Sicilia. Il fatto è che è abbastanza complicato come cosa, perché secondo me lo scrittore siciliano, se scrive di una mela o di un cane, in realtà sta scrivendo della Sicilia. Però è sbagliato fossilizzarsi solamente sull'isola, sulla mia isola. Questo perché Sciascia diceva, appunto, scrittore siciliano, diceva che la Sicilia era una metafora. Questo perché i fenomeni che accadono ovunque e di continuo, quando accadono in Sicilia, sembra che stiano accadendo sotto una lente di ingrandimento. Non vi è esclusività, vi è nettezza, precisione. Si dice anche spesso, per quanto riguarda la politica, ogni elezione regionale in Sicilia è vista come il laboratorio politico d'Italia, la Sicilia, perché poi preannuncerà quella nazionale. La vittoria del Movimento 5 Stelle preannunciava alle regionali siciliane, preannunciò quella alle politiche. E quindi Retolo è il paese con la P maiuscola, un paese dove si cerca sempre la soluzione più facile alle proprie paure, alle proprie angosce, si cerca sempre qualcuno a cui delegare di trovare queste soluzioni, gli uomini o donne della provvidenza, dove c'è tutti salgono sul carro del vincitore, che nel caso del romanzo è questa veggente, Nunzia della Levo, e dove la superstizione regna sovrana, dove appunto si chiede la grazia a Padre Pio per fare segnare la nazionale, oppure i morti servono a dare i numeri da giocare poi al lotto. Quindi Retoli fondamentalmente questa Sicilia come può essere qualsiasi altra regione d'Italia. Il dialetto è una varietà linguistica che descrive gli abitanti di un determinato luogo, coniando un dialetto, variando un dialetto preesistente, creando una forma linguistica di riferimento, è possibile creare un universo autonomo, eppure pieno di vita.
Che lingua si parla a Retoli? Quando ho scritto il romanzo ho lavorato anche su un... parallelamente a un dizionario italiano-retolese. Ogni sostantivo, aggettivo, preposizione in italiano era, aveva il suo corrispettivo in retolese. E ho creato addirittura anche delle regole generali, per esempio per formare i plurali. Ovviamente non le ho rispettate, perché se mi è rimasto qualcosa delle miriade di esami di linguistica all'università, sostenuti all'università, è che appunto la lingua, ma anche i dialetti, parlato muta più velocemente che nella sua forma scritta. È da persona a persona. E quindi sapevo che quelle regole, quando dovevo scrivere un dialogo in dialetto, quelle regole potevo anche non rispettarle del tutto. E non rispettarle anche tra un personaggio e l'altro. Il dialetto retolese parlato dal Becchino non è lo stesso dialetto retolese parlato dalla sorella del protagonista. E non è siciliano, o non per forza non è soltanto siciliano, ma è un miscuglio, andando ad orecchio, di vari dialetti meridionali e centromeridionali. È un ipotetico ur-dialetto. Torniamo alle ceneri per avere consigli impossibili. I cimiteri sono da sempre siti di narrazioni, di storie. Il cimitero di Retoli è sede di una narrazione comica, tragica o grottesca? Diciamo che nella mia testa, per facilitarmi, classificato i tre registri. Il comico è l'uomo che scivola su una buccia di banana. Il tragicomico è l'uomo che nell'arco di poche ore scivola su più bucce di banana e si rompe le ossa. E il grottesco invece è l'uomo che scivola su un altro uomo travestito da bucce di banana. Diciamo che Vita, morte e miracoli è più dalle parti del grottesco, quindi dell'uomo che scivola su un altro uomo travestito da bucce di banana. Non mi sono preoccupato, trattando di tematiche come quella della religione, la morte, tematiche delicate, il cimitero, di nell'evidenziare gli aspetti più turpi, magari, più bassi del reale. E questo perché me l'ha insegnato fondamentalmente Dante, nella sua commedia, che poi significa canto del villaggio, dal greco letteralmente, quindi Vita, morte, miracoli, il canto del paesino, mettiamo, retolo. Quello che mi ha sempre colpito della commedia non sono tanto i capelli infuocati o i sospiri di Paolo e Francesca, sarò fatto male io, ma quello che mi infiammava l'ipotalamo era ad esempio il Satanasso che del culo aveva fatto trombetta.